È vero che gli americani hanno centrato i cannoni tedeschi che erano piazzati vicino alla chiesa di Castelmartini? L'ho sentito dire anch'io. Ho sentito anche che i tedeschi si ritirano e che Firenze è già stata liberata. Ma io ci credo poco. E te che fa con quel destino comune? Li vuol vendere a Montecatini. A Montecatini? Lascia perdere, Guido. Chi te lo fa fare di rischiare per pochi soldi? Dici bene, ma i soldi anche se pochi servono. Fa come tu vuoi, ma sta attento. Certo, certo. O via, arrivederci. Ciao Guido, ci si vede. Die feindlichen Flugzeuge haben bei einem Luftangriff unsere Geschütze in Castelmartini getroffen. Dabei sind zwei von unseren Soldaten, und zwar Walter Barajewski und Siegfried Boschka, verwundet und auch entwaffnet worden. In dem Moor sind noch viele Partisanen versteckt. Wir müssen sie unbedingt unschädlich machen. Herr Oberst, wie Sie gesehen haben, ist es völlig unmöglich, mit den Wagen in das Moor vorzudringen. Tausende von Personen verstecken sich jeden Abend im Moor. Und wir werden es ihnen einfach nachmachen. Ihr General Krasemann. Zu Befehl, Herr General. Im Moor muss alles vernichtet werden, was irgendwie von Nutzen für die Partisanen sein kann. Und diejenigen, die ihnen helfen. Jawohl, Herr General. Das wird erledigt. So schnell wie möglich. Das war das Kommando von General Kesterling. Man befiehlt, alles zu vernichten, was den Partisanen dienen könnte oder auch nur denjenigen, die ihnen Unterstützung gewähren. Sorgen Sie dafür, dass der Befehl unverzüglich ausgeführt wird. Torno a Roma, Franz. È strano, ma stanotte il nostro amore mi è sembrato banale, volgare, peggio, inutile. Come tutto quello che state facendo state per fare. Inutili massacri che non vi faranno tornare alla gloria passata. E dire che per te ho lasciato casa. Ma allora credevo di amarti. Povera Nadia. Non di Franz ti eri innamorata, ma del tenente Weichmann, della sua divisa, delle sue certezze. Adesso mi fai ridere tu con le tue certezze. Un piccolo soldatino, un piccolo uomo. Signor sì, signor colonnello, sempre signor sì. Hai mai pensato tu, tenente Weichmann? Hai mai pensato? Ti ricordi? Era l'ultimo dell'anno al circolo ufficiale. Ero felice. Ero attaccata a te come un cane al padrone. Sono passati 5 mesi e mi sembrano 5 anni. Eccolo lì, Nadia. Eccolo lì il tuo fantasma. La tua giovinezza ormai perduta. Ormai perduta. Meglio finirla qui, non credi? Io torno a Roma, Franz. Allora.
Tanto. Liberanos, Domine, liberanos, Domine. A peste, fame e freddo, al fulgore tempestato, a morte perpetua, a flagello terremotus, ad ogni peccato. Sergio! Sergio! A subitanea ed improvvisa morte. Liberanos, Domine. Abdire, d'odio, Domine. Liberanos, Domine. Ad insidis diaboli. Libera nostro omni. A spirito fornicazione. Libera nostro omni. Siete il Furio. E con questi sono sette. Li abbiamo presi a due tedeschi ubriachi. Si sa nulla di nuovo? Sì. Il professor Benedetti ha incontrato Lampo. Hanno deciso di formare la brigata Val di Nievole. Quasi 200 uomini. E delle armi, si sa nulla? Sì. Domani il gruppo di Fucecchio ci farà avere 3 moschetti, 6 Sten e qualche bomba a mano americana. Stavo pensando a una cosa. Tra pochi giorni la guerra sarà finita. Saremo liberi finalmente. Eh già. Anche qui in Padule dovranno cambiare molte cose. Il Borsieri dovrà fare i conti con noi. Esproprieremo i grandi latifondi. Distribuiremo le terre. E faremo delle cooperative per il Sarello, per la Cannella. Sì, sì. Basta. Basta con le sanguisughe. Non voglio finire come mio padre. Sì, signor avvocato. Certo, signor avvocato. Come comanda, signor avvocato. È finita. È finita, signor avvocato. Basta. Thank you.
Anche ieri l'artiglieria tedesca ha sparato nel mezzo del padule. Il Lepori è stato preso da una schiggia. Egli è morto. E allora vuol dire che anche quest'anno si lascerà marcire grane e gran turco nei campi. Ma questa gente si rende conto che se le cose continuano così andrà male per me, sì, ma per loro andrà anche peggio. Vitelli e Maiali, tra quelli che si sono presi i tedeschi, tra quelli che, beh, è meglio lasciar perdere. Sta di fatto che non ce n'è più neanch'uno. E ora ti sembra questo il momento di far marcire quintali di grano? Eccellenza, lei ha ragione. Ma dopo il fatto del Lepori e del Tosi, i contadini hanno paura. Non vanno neanche a macinare. Eccellenza, il pranzo è pronto. Sì, vengo subito. Glielo dica, glielo faccia capire. Grazie. Del vino? Grazie. Hanno tolto le mine che i miei soldati avevano messo al ponte. Sono stati partigiani. Ma lei sa, signor colonnello, che qui non ci sono partigiani? Il padule brulica di partigiani. Il padule brulica di sfollati, signor colonnello. Chi ha messo il sale nei serbatoi dei camion? Chi accende di notte i fuochi per fare segnalazioni? Signora, quella ragazza di Roma vuole parlarvi. Ma è una cosa urgente, ha detto. Mi scusi, colonnello. Devi andare dai Morelli, cerca Di Fausto. Digli d'andare dallo Spiga. Gli devi dire che stanotte nel padule ci sarà un rastrellamento. Hai capito? Hai capito bene?
Dov'è andato, Santa? Ma quello è un buon annullo. Quello non riuscirà mai a fare qualcosa di buono in vita sua. Ma guarda se proprio a me doveva capitare un figliolo così. Margherita, ne volete? No, grazie. Alda, su, non fate complimenti. No, grazie, abbiamo già cenato. Alla brava, tesoro, eh? E l'hai portato il sapone? Ma sì. E tu me l'ha presi, l'occhiali? Oh, Ivan, ma che hai da leggere anche qui? Ma tanto li è uguale. I tedeschi sono qui come a Pistoia. E gli americani bombardano anche qui. Senti, domattina si va via o si torna? Ho finito il tabacco. Gli americani sono già qui. Ora vengono i tedeschi e portano via anche me. Finalmente è finito tutto. Ma io sono un sacerdote, lasciatemi passare. Niente passare, strade tutte bloccate. Brück, andare via. Vi prego, in nome di Dio, lasciatemi passare. Tornare a casa, andare a letto, rein. Stanotte grande lago kaputt. Ma io sono un sacerdote, capite, non li posso abbandonare. Basta, via. Ma là c'è gente che sta morendo. Vecta. Via, rein. Thank you.
Vie! Vie là! Vie là! Chi è? Stire, schnell! Avere capito? Schnell! Vestire e venire con noi! Schnell! Schnell! Los! Buono, va cuccia! Cuccia! Gina! I vestiti! Scarpe, avere scarpe? Sì. Allora mettere, schnell! Che avete intenzione di fare? Noi siamo gente di campagna che non si è fatto male a nessuno. Lasciatelo, vi do tutto quello che volete, tutto quello che abbiamo. Oh, affascina. Lasciatela stare lei. Tu prendere cassa, portare munizioni. Schnell, schnell. Schläge los! Assassini. Uscire! Presto! Uscire! Franco, Dio mio, salvami, Franco. Komm raus! Halt euch! An die Mauer! An die Mauer! Du, piccolo partigiano, venire qui. Alzati, Franco, non avere paura, Franco! Ma lo vedete che è solo un ragazzo? Lasciatelo, cosa c'entra lui? Qui di partigiani non ce n'è. L'ultimo a destra è il Sacchi, travestito da tedesco. Ecco chi li ha portati qui, figlio d'un cane. Silenzio! Si muore. Franco! Alzi!
Fermo! Halt! Corrieri! Corrieri! Dove ci vogliono? Corrieri! Dici la verità! Muoversi! Ne! Franco! Alberto! Franco! Tieni, ti proteggerà. Tieni. Il mio figliolo è solo un ragazzo. Non vedete che è malato? Io non assisto. Io non uccidere. Sono stati dal Lencione. Hanno preso gli uomini, tutti, anche il figliolo della Lina. Ora i tedeschi stanno venendo qui. Dobbiamo avvertire gli sfollati. Vieni. Nonna, state tranquilla, nonna. Non abbiate paura, ma mi raccomando, restate qui. Non vi muovete, restate qui e non fate rumore, Che cosa credete di fare a un codesto fucile? Se ve lo trovano, ci ammazzano tutti. Ave Maria, grazie plena, Dominus tecum, benedicto tu in mulieribus. Uscire tutti! Presto, uscire! Su via, usciamo. Meglio deportati e morti. Aus! Aus! Vorwärts, schnell! Dreckige Partisanen! Geht ins Haus und kontrolliert, ob noch jemand drinnen ist. Seht in allen Zimmern nach. Alle müssen raus. Bringt auch die Frauen und die Kinder raus. Schnell, schnell, los, raus! Di qui, siamo sfollati e si viene da Pistoia. Ma che volete? Qui non ci sono partigiani. Corrieri, diglielo te, ma fai qualcosa. Corrieri! Corrieri!
Non posso far nulla, sono uno come voi. Non posso far nulla. Assassini! Indietro! 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 Hai! Quinto? Angela? Quinto? Angela? Quinto? Angela? Quinto? Il mio babbo mi legna. Perché? Che gli hai detto? Che andavo da Don Ivo. E te? Io gli dico sempre che vado dalla mia nonna, tanto lei senti e c'è che è sorda, sicché. Beata te. Sono bianchi? Sì. Li ho strofinati con la salvia. Con la salvia? Sì. Perché? Per caso quando Fabio sta con te, che fa? Ti guarda i denti? Guarda se arriva. Sì.
Ancora non si vedono. Sai, forse si è fatto male a dirgli di venire. Perché? Domenica i tedeschi hanno preso due ragazzi del Cintolese e li hanno impiccati in piazza, a Montecatini. Eccoli. Nascondila bene, mi raccomando. Fabio, Fabio, muoviti, tedeschi! Ascoltatemi bene, voi due nascondetevi le casacce, noi si sviano per l'argine. Sì. Thank you.
Sieg, Partisanen kaputt. Vittorio, cos'altro si poteva fare per i nostri contadini? Oh, guarda, è americano. No, è inglese. È americano. No, è inglese. A me mi pare americano. No, guarda, sì, è americano. Sì, è vero. Americano. Gli americani. Americani, stanno arrivando. Vieni qua, Fischio. Guarda come si diverte con nulla. Vede gli altri bimbi e vorrebbe andare a giocare con loro. Ma devi ancora crescere un pochino, eh? Thank you.
nel nome del Padre, siete figlio, che Spirito Santo ama. Nel nome di Gesù e di Maria, se è paura, a Matteo la vada via. Nel nome di Gesù e di San Pietro, se è paura, a Matteo la torna dietro. Nel nome di Gesù e di tutti i santi, se l'è paura, a Matteo la venga avanti. Pater nostro, qui in cieli, santificato dal nome in tu, ed avveniat regnum tum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostro un quotidiano, da nobis odie e di vite nobis, debita nostra, sicut et nostre, dimittimus, debitare un nostris e delle nostre inducas, in tentazione se le libera non sa malo. Amen. Nel nome di Gesù e di Maria, se l'è paura, a Matteo la vada via. Nel nome di Gesù e di San Pietro, se l'è paura, a Matteo la torna dietro. La terra è bassa come prima. Porca miseria com'è dura. Neanche la guerra l'ha ammorbidita. Tanto a vangare, non ci vengono mica loro. In pace come in guerra, a penare tocca sempre a noi. Però ora basta. Ora ci si fa sentire. Intanto domani ci si ritrova dal Mazzi. L'importante è essere in parecchi e tutti d'accordo. Commettiamo che le cose cambiano. Dopo 4 anni di guerra, dopo tutti questi morti, dopo tutto questo scombussolamento, le cose non possono tornare come prima. Di che epoca sono? Va bene. Tutti i pezzi del secolo scorso. Questo per esempio è il ritratto di un mio antenato. Tu quale c'hai? Guardi. Ah, codetto mettilo là. Interessante. Era il mio bisnonno, questo avo invece è quello che ha costruito la villa. È un bel dipinto. Trova davvero? Una mano molto abile. Questo signore aveva un aspetto austero e inoltre ha un'incredibile rassomiglianza con suo marito.
Sì, in effetti questa rassomiglianza è una cosa che salta agli occhi di tutti. Incredibile. Lo sa che ho una piccola collezione di ritratti dell'Ottocento. Ecco, maggiore, quella è la Madonna di cui l'avevo parlato. Veramente, è il nostro pezzo più prezioso. La trovo deliziosa. Oh, guardi, guardi. Questo è del XVII secolo. Senza dubbio il più gradito regalo di nozze di mio padre. Dica la verità, maggiore, non è uno splendido quadro? Oh, molto, molto bellissimo. Le ricordo, signor maggiore, che questa sera lei e i suoi ufficiali sarete tutti ospiti da me. Thank you. Questo sul corridoio. È un po' di maniera con codetto baule. Codetto invece portalo in camera mia. Mi raccomando, sistemalo in modo che un caschi, che un si rompa. Questo invece tu lo metti in camera di Sandro, alla destra del letto. Sì, va bene, eccellenza. Tutto deve ritornare al suo posto. Voglio che tutto ritorni com'era prima.